Bentrovati nel cuore pulsante dell'informazione online, benvenuti in Top 5 News Italia. Crisi reale. Il drammatico annuncio di Meghan e Harry ci ha sconvolto il Regno Unito. Meghan e Harry, annunciato ufficialmente il tanto atteso addio Meghan e Harry, non stanno attraversando un momento favorevole. E l'annuncio inaspettato conferma la loro separazione. Ma cosa sta succedendo? Forse è stata una valutazione errata, o semplicemente Meghan e Harry non erano così popolari come pensavano. Fatto sta che attualmente i duchi del Sussex non stanno attraversando un bel periodo. La serie TV Harry and Meghan su Netflix e l'autobiografia controversa Spare il minore erano state concepite per far emergere il punto di vista della coppia. In altre parole, entrambi i prodotti erano stati creati su misura per avvicinare il pubblico ai duchi. La premessa della serie è chiara. Poiché tutti parlano di loro e speculano sulle loro azioni, è meglio sentire direttamente da loro. Questo ragionamento ha una sua validità di base, ma si perde tra le opinioni e i fatti già noti al pubblico. In altre parole, i duchi non hanno aggiunto nulla di nuovo o che non si sapesse già. Lo stesso è successo con l'autobiografia, che ha suscitato molte critiche. Solo in 24 ore sono state vendute 400.000 copie nel Regno Unito, un grande successo editoriale con un fatturato di milioni di euro. Una situazione del genere non accadeva a Londra e dintorni dai tempi di Harry Potter. Ma l'iniziale curiosità riguardo agli scandali di Buckingham Palace, gli stessi che hanno ucciso Lady Diana, si è affievolita nel tempo. Le rivelazioni sulla carriera militare del principe hanno fatto storcere il naso a molti e nemmeno le dispute tra i fratelli sono state sufficienti a mantenere l'attenzione sulla coppia. In breve, le recenti mosse mediatiche si sono rivelate un boomerang, considerando anche il tentativo del re di tendere la mano ai Sussex in vista delle celebrazioni ufficiali. Inoltre, Carlo sembra sempre più preoccupato a corte. Carlo sempre più afflitto per il figlio. Parla una fonte vicina al palazzo. Non è un segreto che dopo la cerimonia svoltasi il 6 maggio scorso all'abbazia di Westminster, Carlo desiderasse avere Harry al suo fianco anche durante il banchetto a Buckingham Palace successivo all'incoronazione. Ma le cose non sono andate così. Il principe è rimasto in patria solo per il tempo necessario, poi è tornato negli Stati Uniti. Anche perché il 6 maggio era il compleanno del figlio Archie. Indipendentemente dal compleanno del primogenito, comunque, Harry non sarebbe rimasto più a lungo, deludendo profondamente Carlo. Lo spare, infatti, non ha ancora ristabilito i rapporti con William, dipinto dal fratello minore come una vittima intrappolata nel palazzo e necessaria solo per garantire la continuità dinastica. Harry non ha perso l'occasione per sottolineare ancora una volta di essere stato costretto a lasciare il Regno Unito. Una sorta di esilio moderno. Ma Carlo, ormai preoccupato per la salute e la reazione dei sudditi all'interno dei confini del Regno Unito, non può fare a meno di ricordare i vecchi tempi, quando i sudditi erano orgogliosi della famiglia reale. Adesso l'affetto e il rispetto che il popolo britannico ha per i Windsor si sono assottigliati al punto da diventare quasi impercettibili. Secondo una fonte anonima vicina al palazzo, l'addio ufficiale dei duchi di Sussex potrebbe essere imminente. La coppia potrebbe abbandonare definitivamente i propri titoli reali e il Regno Unito. Una decisione che segnerebbe la fine di una lunga storia, ma che sembra inevitabile. Tuttavia, per ora non è arrivata alcuna conferma ufficiale, né da parte dei duchi, né da parte della Casa Reale Britannica. Rimane da vedere come si svilupperanno gli eventi e cosa riserverà il futuro per Meghan e Harry. Per ora, possiamo solo osservare e attendere ulteriori aggiornamenti. Questa notizia finisce qui. Per le altre trovate i links in descrizione. Grazie per averci scelto, vi aspettiamo nelle prossime news.